Bella ragazzi, sono Kingsley Corporation e benvenuti in questa nuova live. Scusate se mi sono interrotta subito così, boh, non so perché. Ma vabbè. Allora, seguitemi su Instagram, su YouTube e su Twitch come Kingsley Corporation e continuiamo la storia. È molto strano però, molto molto strano. Porca miseria, mi sono interrotto subito così. Oh. Tra l'altro non vedo il DLC. Ecco le DLC. Allora, prima di continuare la storia, ragazzi, devo fare il DLC. Che è per di là. Ah, c'è più onda di terra, quindi... dai. La fa. Punisher. Attaccarmi. Ma sì.
neanche il solletico. Tanto in mezzo alla strada prendiamo pure i frammenti, non sarebbe male. Oh! Più ne prendiamo meglio è, quindi. Oggi facciamo il DLC di Colme Grapp, così blocchiamo il giacchetto. Sì, e tu chi sei? Raymond Wolf. Wow, quel Raymond Wolf, quello che ha rivelato il coinvolgimento dei militari nella catastrofe di Empire City. Ottimo, sai chi sono. Sarà tutto più semplice. Mi serve il tuo aiuto. Vai al parco di Sandaia e ti spiegherò. Ovviamente già l'ho fatta questa missione, quindi già so dove andare. Tanto già sappiamo dove andare, quindi. Ok, sono qui. Che ti serve? Il mio caporedattore è stato catturato dal DOP. Lo stanno interrogando. Già le vado io. Devo scoprire dove lo trattengono. Intanto ho bisogno che ti occupi del mio ultimo scoop. Il DOP vuole i documenti, ma non devono cadere in mani sbagliate. Ok, dove trovo il materiale? Il luogo della consegna è indicato da adesivi a forma di pesce.
ho posizionati per indicarti la strada. Segui. Tanto già dovevo andare. Devo andare di qua. Vai. Fine prematura o mero inizio, di Raymond Wall. Con la sua morte, Paul McGrath non solo ha curato la piaga che attanagliava il mondo, ma ha fatto sparire dal primo all'ultimo paio. Tuttavia, si è trattato di una vittoria provvisoria. È bastato un anno, infatti, perché i primi avvistamenti del gene dei Conduit affiorassero di nuovo. Per alcuni la piaga è sopravvissuta, mutando in qualcosa in grado di generare Conduit, piuttosto che uccidere gli esseri umani. Altri sostengono l'esistenza di Conduit superstiti in grado di propagare le loro abilità. Leggende metropolitane, sulle quali ho investigato senza trovare prove. Per questo ora mi trovo assieme. E credo che il VUP non stia raccontando tutta la verità. Beh, grazie per la lezione. Per questo sono qui. Ritengo che Augustine e il VUP abbiano qualcosa da dire su questa storia. Mi servirà il tuo aiuto. Mi faccio vivo. Grazie, cioè, prego. Una delle due. Ok. Vai, parte 2. Sì, pronto? Sensei, ho ricevuto una soffiata sulla posizione del mio capo redattore. È al molo, pronto per essere spedito in un luogo segreto. È importante assicurarci che non salga su quella nave. Stai tranquillo, ci penso io. Il tuo scoop non era uno scherzo, poi il DUP non ti darebbe la caccia. Cercavamo di scoprire le ragioni del ritorno dei Conduit. Ti sei chiesto come hai avuto i tuoi poteri? Mai. Cioè, cazzuto lo ero sin dall'inizio, mentre... adesso sono un cazzuto con i poteri. I rapporti su cui lavoravo con il mio capo redattore indicavano che ci fosse il DUP dietro alla diffusione del gene dei Conduit negli ultimi 5 o 6 anni. Qualcuno ha scoperto cosa faceva ritornare in Conduit e ha iniziato a sfruttarlo per i propri scopi. Questo spiega l'omologazione dei Conduit da parte del DUP. Crea qualcosa che non puoi controllare e poi prova a controllarlo. In perfetto stile DUP. Penso io al tuo caporedattore. Ma che fanno ci sono? Ne vuole uno là, mannaggia. Aspetta, arriva la donna a prende. Ah, no. Sensei,
Helsing, via da lì! Mi hanno fregato! È una trappola! Ma non mi dire... No. Ma già. Attimo, stai qua, man. Wolf, che diavolo è successo? Non mi aspettavo un'imboscata. Infatti non era per te, Delsin, ma per me. Eri nel posto sbagliato al momento sbagliato. Il DUP cercava di uccidermi. Beh, sono solo riusciti a farmi incazzare, nient'altro. Fammi sapere se scopri altri dettagli e hai bisogno del mio aiuto. Però calibra pure la zona. Potenziarci un altro po'. Thank you.
Vabbè. No, prima devo farli qua. Ok. Vabbè, poi... Mannaggia la puttana, leva. Dei piedi. No. Vai, parte 3. Sei pronto? Delsin, voglio farti incontrare un amico, ma dovrai controllare i nervi. Chi è questo amico? Un informatore del Duke. E così all'improvviso ti fidi di loro? Dopo che hanno cercato di farti fuori? Non scendere al loro livello, Delsin. Ogni gruppo è composto da persone diverse e questa vuole aiutarci. Va bene, va bene. Vedrò di fare il bravo. Bene, ti scorterà fino alla riunione segreta del Duke. L'argomento sarà scottante. Ah, digli che hai apprezzato il loro tentativo di raccontare.
Arrivo subito. Bello sto DLC. Dura poco, però è bello. Devo seguire te, immagino. Ehi, aspetta! Nothing. Perfetto. Questa musica però. Quel tipo si chiamava Sebastian Wolf e tu Raymond Wolf. Strano, eh? Era mio padre. Perdonami. Non fa nulla. Parlerò con i miei contatti in Australia e ti terrò aggiornato. Ti ringrazio per il tuo aiuto. Facciamo l'ultima parte e poi continuiamo. Proprio lo sistema si stronzi. Delphine, c'è una persona con cui devi parlare. Un informatore prezioso e una personalità di spicco tra le file della resistenza contro il Dio. Ehi, campione. Noi non ci conosciamo, lo so, ma è meglio così. Ero lì quando tutto ha avuto inizio. Comunque sia, avrei dei consigli da darti. Se sei disposto ad ascoltare una vecchia volpe come me. Non mi sembra di avere scelta. Bene, bene. A ogni modo, sono sicuro che avrai 100 e più domande su cosa sia successo al tuo corpo. È come avere gli ormoni a 1000 e una gran voglia di esplodere. Ehi, freno, di che stai parlando? Il segreto è trattenere tutto questo fluido di Conduit. È pericoloso, mi stai seguendo? E quando verrà il momento, capirai chi è la persona contro cui indirizzarlo. E a quel punto nulla sarà più come prima, amico mio. Sarà come avere a disposizione un potente fuoco d'artificio che non chiede altro che essere sparato in cielo. Ma tu non sai di preciso dove puntarlo e non sei sicuro di quando accendere la miccia. Cioè, stiamo parlando di un gran bel botto, Ne vale la pena. Capisci cosa intendo, vero? No, direi proprio di no. Perfetto, è stato un piacere fare due chiacchiere. Stammi bene, campione.
Dobbiamo fare l'ultima parte, mi sembra. Del DLC. Ok, si fa qui e dobbiamo fare purtroppo il DP. Quindi prepariamoci. Però prima ci pulizziamo, Ok, abbiamo quasi potenziato tutto, manca scatto soggiogante. No, vattene via. Un momento ragazzi, arrivo subito, eh. Sì, continuiamo. Dobbiamo fare per forza le cose del DP, perché sennò qui non potremo andare avanti. Oppure sì. No, facciamo prima il DP, va. Così allunghiamo questa live. Ok, abbiamo le tre. Ahia, subito già? Uno, due, no. La fammi sparare. Allora mi dà. No, dei video. Andiamo dei video, dai. Era il loro fiato fisso. Vai, uno, due. Ok, abbiamo il neon, eh. Dai, ragazzi! E vai! Anche questo è fatto. No, voi venite qui, eh. Avete rotto i coglioni e mo ora che fare, ma andate. Ragazzi,
che ci avevamo pochi minuti, su. Primo, uno, due, tre e quattro. No, vattene via subito, 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 vattene via, vattene via. Fa subito la missione finale, vai. Sì, e tu chi sei? Mi hanno trovato, mi serve aiuto, ora. Corri, corri, tanto questa è la parte finale, quindi vediamo dopo, un attimo, arrivo subito. Ecco, già l'hanno ammazzata. Cadi, cadi. Carraldo. Dov'è? La gamba. E volere. Wolf, tanto già sappiamo dov'è. Delsin, se stai ascoltando queste parole significa che sono morto. Ho un ultimo favore da chiederti. Prendi tutte le foto, gli appunti e le prove e consegnale al sito. Penserà lui a informare la gente. E Delsin, attento a quanto. Le tue abilità non appartengono solo a te, ma e non essere ostile. 10 anni che provo a incolpare il mio per tutto il male che si è fatto. Non ne vale la pena. Vorrei solo. Passo. Chi mi chiama? Nelson, sono Sig. Ho appena saputo. Serve una mano? Sì, mi ha chiesto di darti i suoi appunti. Dove ci incontriamo? Oh, posso passarli a chi di dovere. Per quanto riguarda incontrarci, cioè non mi fa intendere, ma al momento vivo sotto copertura. Sai com'è? Se ci vedessero insieme non sarebbe il massimo per la mia reputazione, sempre che ne abbia una. Ti farò sapere dove consegnare tutto, da lì in poi ci penso io. Dai che vuoi finire a scodersi, che è bello, però oltre che dura poco, pochi contenuti, se no un giacchetto del primo Colmegrat. Ok, ho consegnato gli appunti, che intendi farci? Ora faccio parte di un gruppo online. Piano piano, stiamo tentando di abbattere il muro di gomma del DUP. Nella migliore delle ipotesi, gli appunti di Wolf ci riveleranno qualche loro punto debole. Ti tengo aggiornato.
Ma tu non stupirti se nel frattempo trapelerà tutto sull'interweb. Cole sarebbe orgoglioso di te. Ok, bene. Grazie. Ci sentiamo, Zeke. Vabbè, questo sì. Mettiamoci sta giacca. Oh. Cole McGrath, bello lì. Bello lì. Che bella giacca, ragazzi. Che bellissima giacca. Ancora un conduit. Ok. Allora, signori, la live può finire qua. Abbiamo fatto questa eredità di Call bellissima, secondo me molto molto bella. Ci vediamo tra poco con la seconda live del mattino. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, su YouTube e su Twitch come Kingslave Corporation. E ci vediamo tra poco. Ciao ragazzi.